È iniziata sabato 11 giugno al Campo Ruffini e si concluderà domenica 31 luglio al Parco Sempione l'edizione 2016 dell'Africa Cup, campionato di calcio a 11 amatoriale organizzato dall'Ocsain Torino e dal GACS, il Gruppo Africano Cultura e Sport, con il patrocinio della Regione Piemonte, della città di Torino e della città metropolitana. La manifestazione che propone l'integrazione degli immigrati attraverso il potente strumento dell'aggregazione sportiva è stata presentata ufficialmente venerdì 10 giugno a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana. L'Africa Cup è aperta a tutte le squadre composte da rappresentative africane. Sono iscritte all'edizione 2016 squadre di Senegal, Tunisia, Sudafrica, Palestina, Marocco, Ghana, Eritrea, Guinea, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Egitto, Somalia, Nigeria, Gambia, Mali e naturalmente Italia. Le qualificazioni proseguono sabato 18 giugno sul campo dell'USD Barcanova Salus in via Gottardo nel Parco Sempione. Domenica 19 al campo C-Turin, sabato 25 sul campo del Victoria Ivest di via Paolo Veronese, domenica 26 sul campo C-Turin, sabato 2 e domenica 3 luglio alla Polisportiva Centrocampo in via Petrella 40, sabato 9 e domenica 10 al centro sportivo Robilant, sabato 16 e domenica 17 luglio sul campo della SD Bacigalupo in via Bossoli 76B. Le semifinali si disputeranno domenica 24 luglio sul campo C-Turin, mentre le finali saranno domenica 31 sul campo dell'USD Barcanova Salus in via Gottardo. Le nazioni sono tante, le culture sono tantissime, diversissime fra di loro. Per noi è difficile gestire questi signori perché hanno delle mentalità completamente diverse a livello organizzativo di quello che abbiamo noi, però siamo riusciti a fare in tutto e se va bene domani partiamo. Presidente, il calcio è un bel veicolo di integrazione per gli africani che vivono e lavorano qua a Torino. Certo, specialmente i ragazzi giovani che della prima generazione che parlano italiano, e poi il calcio è una risorsa anche per la squadra italiana nazionale, perché la Coppa d'Africa 2006 che facciamo quest'anno è una Coppa d'Africa. Un evento praticamente per far vedere i giovani e i loro talenti. Venite perché ci sarà anche dei colori dall'Africa, ci sarà, speriamo, il pubblico, perché sai, il primo torneo che organizziamo, stiamo gattonando, piano piano cresceremo, ci stiamo in piedi e grazie ai torinesi che saranno qua e la loro presenza ci incoraggeranno a essere più bravi l'anno prossimo. Giocare a calcio insieme è un bel modo per fare amicizia tra popoli. Certo, poi noi, vedi l'Africa, c'è un sacco di paesi. Prima magari un nigeriano non poteva parlare con un tunisino non poteva parlare con uno del Mali, ma la lingua italiana ci ha unito, la terra italiana ci ha unito e adesso posso parlare con tutto il mondo grazie alla lingua italiana.